Ragazzi, qui Wolf, oggi siamo qui con Jacopo Mi. che, come penso molti voi avranno capito, è uno nuovo. No, Stefan Caps non c'è, è caduto dal quinto piano, si è rotto un braccio. Che Siamo fortuna. fortunatissimi veramente, si sta molto meglio, molto più meglio, ma non diteglielo, No, tanto lo vedrà. sì, appunto. No, Comunque, ma no, ma si dimentica di dire. a parte questo, come avete capito, usa un altro componente del canale, si divertirà un po' a fare qualche gameplay un po' divertente e soprattutto ci passerà i programmi. Sì, infatti sono un tecnico informatico più o meno specializzato, cioè molto più o meno. Molto. Ecco. Comunque adesso parliamo subito della partita, poi se tu non ne parli non se ne accorgo naturalmente. No, non ci È penso. un match a squadre su Plaza, che non è che sia mai proprio che mi piace, soprattutto perché qua non so perché, cioè io domino, qualche strano motivo di andare a prendere le bandiere e c'è Sì. Bravo che è sempre in capo al mondo, c'è proprio lì in mezzo, qui ti arrivano tutti. Comunque l'arma è la PDU57, mi sembra, con canna lunga, caricatore rapido, iperte, wildcard 1, poi inflessibile, invisibile, poi sembra che sia acciaio insieme a destrezza. Poi quando si guarda la seconda, adesso poi la vedrete, la B23R con caricatore aumentato, beh, Clemo, la prima. Purtroppo non usiamo la macchinina esplosiva che a me piace tanto perché è l'unica cosa che so usare. No, alla fine sono quelli secondo me, cioè abbastanza sono basse, ma comunque abbastanza forti, sono l'UAV, comunque lo indica tutti, a meno che abbiano fantasma. Fortunatamente qua se non è fermo fantasma, ve lo indica, si disattiva. Credo che tutti quanti che sono esperti naturalmente come me, credo che sappiano cosa sono, sì, come si dice, Wow. vabbè, Allora è adesso perché quando non lo l'attivo sapevo. vedrai sulla minimappa tutti i punti di rossi che Lo sono i so nemici. cos'è, Poi sono un esperto io, sono bravo, comunque le altre bravo. zone d'attacco, che secondo me, cioè qua si potrebbe parlare di Predator in Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3, anche se questo qua la metà non li prende, chissà perché, stupido. E poi vabbè c'è anche attacco fulmineo, che secondo me è abbastanza buono come cosa, perché comunque ti permette, cioè fai bombardare tre aree, quindi la metà fa il mortaio e un raid aereo, quindi mortaio attualmente di Black Ops, in modo che qua non c'è mai stato. Io sto commentando attivamente io, naturalmente. Proprio, vabbè, comunque stavo dicendo, rispetto a Modern Warfare 3, anche su qualche video comunque l'ho fatto, che so poi vabbè attualmente riposterò e tutto, è meglio, cioè, secondo me per un semplice motivo, cioè sono molto meno a mio overpower, cioè per esempio PDV e overpower con silenziatore l'hanno patchato, infatti adesso da lontano con il silenziatore ci mettete un sacco di tempo, lontano dell'MP7 che ricava da chilometri anche col silenziatore, Non da dare a me. non esisti. Provato, stiamo parlando, vabbè non lo sappiamo. Vabbè, piccolo problema tecnico, sapete. Ecco, se aprite un canale YouTube non fatele meglio, perché incontrate tanti di quei problemi, lag, cose simili, microfoni che non vanno, è già la terza volta che stiamo rifacendo sto commentary Forse che la già, seconda. vabbè, fa niente, uguale, e stiamo rifacendo sto commentary che il microfono di il cavolo comunista non andava. Vabbè, qua è l'arma naturalmente. Qua vedete la B23, proprio l'arma, la pistola overpower definitiva, guarda quanto prende. Ecco, adesso arriva un bel lag da un momento all'altro che stoppa tutto il gioco. Ve ne accorgerete che mi ricordo che c'è. Ma forse è nel video che adesso non si presenta, No, vuoi no, vedere? c'è. Sono sicuro che in questo video c'è un lag baldoso che si Ah apre. beh, poi non si vede, non si sa perché il cinema fa questa cosa qua, quindi ha qualche, ma guarda Tanto qualche si apre il computer da solo, cioè. quello lì è quando devi chiamare l'attacco Sì, fulmineo, non te appunto, lo si dà. apre da solo, oppure non te lo dà, fa tutte delle robe strane. Ah beh, è A parte che sta corte. mappa qui fa proprio penosa. Vabbè, non avete visto, penso che le mappe che rompono di più saranno Nuke Town e Overflow, sulle due, che adesso poi naturalmente le vedrete. In uno ho fatto un file assurdo, vedremo anche signor Fede. Emilio, naturalmente non stiamo parlando del signore Emilio Fede che è un egregierrimo nostro amico, perché noi siamo amici di Berlusconi, infatti è lui che ci ha dato questo canale, ci ha privilegiati su YouTube, come si può notare, infatti un casino di utenti la Maria. Si denuncia per diffamazione. Comunque come potete vedere Ecco. adesso l'arma che ha rubato dal tizio morto, come naturalmente siamo tutti dei bei sciacalli, è il Vector K10, che secondo me anche lì è abbastanza forte, sicuramente più forte rispetto a Modern Warfare 2, che mi ricorderò sempre, perché aveva un danno abbastanza basso, che ha un calibro 45, quindi non è che sia una cosa schifosa,
ma soprattutto aveva un ratio di fuoco così alto che tu, mentre schiacciando, finivi il caricatore. Basta. Beh, come potete vedere, poi questo qua ovviamente ha riflessi laser, proprio che si sbloccano. Cosa c'è? Perché mi guardi? Scusa. Allora, qua ho fatto naturalmente senza anima. È stato il mio primo senza anima, perché io le serie di uccidere non le so fare, non ho mai imparato. Attacco in azione. C'è sempre il solito camper Creata tizio la con pressione energetica. E 870 con il mio overpower che mi ammazza. poi magari scopri che è Wolf, che fa il doppio Com'è gioco, che faccio? no? Due PlayStation, no? Fa il doppio Cioè, gioco. in due attualmente. Oppure l'altro Stefan Kraus che si connette ai multiplayer di nascosto e... Ma lui non ha la PlayStation, ha l'Xbox. Che poi Cosa? attualmente mi dico, non ci gioca neanche Ah, perché. ma ecco perché giochiamo sempre sulla tua PlayStation e non sulla sua. No, Vabbè, ma lui non ha mai pagato l'abbonamento. l'Intermin no, però la PlayStation 2 che se non sbaglio è un po' scassata, qualche lieve Non l'ho mai problemino. usata. Ecco, perché appena l'ha accesa è esploso. Ha fatto boom. Ecco, poveretto. Come il C4 qua che è una cosa vergognosa. Ok. Quindi, Beh, io direi che siamo quasi giunti alla sì, fine. quindi salutiamo tutti. Salutiamo, arriviamo la prossima volta con una sigla tutta nuova. Alla prossima, ragazzi. Bella E da Wolf. da Jacopo Mi.